Fratelli e sorelle, pace e bene a tutti. Oggi, 7 febbraio, ricordiamo e festeggiamo Santa Coletta e ascoltiamo la sua vita. Nicolette Boilet nasce a Corbie il 13 gennaio del 1381, dopo che i suoi anziani genitori invocano a lungo San Nicola per il dono di un figlio. Il suo nome è il segno di riconoscenza verso San Nicola di Bari. Sarà conosciuta col diminutivo Colette e riformerà l'ordine delle Clarisse del XV secolo. Il lavoro del padre, era mastro falegname presso i Benedettini, le permetteva di conoscere da vicino il loro mondo, del quale la affascinava in particolare la celebrazione liturgica. Una mattina, infatti, all'età di 7 anni e all'insaputa dei genitori, partecipa al mattutino cantato dai Benedettini. Verso i 18 anni rimase orfana, ma suo padre, prima di morire, l'affidò all'abate di Corbie. Molti erano i giovani che la corteggiavano, ma lei, che si era consacrata giovane al Signore, gli chiede di nascondere la sua bellezza e in pochi istanti il bel colorito del suo viso diventa pallore. Iniziò a frequentare delle beghine del monastero benedettino e poi le Clarisse di Montsel, presso le quali divenne suora laica. Colette però avvertiva una profonda insoddisfazione spirituale e, su consiglio del padre francescano Servante Pinet, decise di indossare l'abito francescano del Terzo Ordine e di vivere in un reclusorio presso la chiesa di Santo Stefano a Corbie. Durante questa sua reclusione, Dio si fece presente con segni tangibili. In una visione, San Francesco e Santa Chiara le manifestarono il desiderio di riforma dell'ordine, ma lei, credendo fosse un'illusione del demonio, non l'ascoltò. Dio allora le inviò nuovi segni, le tolse la vista e la parola. Da questo momento non rimase più indifferente ai segni divini. Colette venne interpellata come riformatrice dinanzi al dilagare della corruzione della vita religiosa. In questo periodo del grande scisma d'Occidente, con l'aiuto di padre Enrico di Bohm, il 14 ottobre del 1406 a Nizza venne presentata a Papa Benedetto XIII. Il Papa le conferì l'abito di Santa Chiara e il velo e la nominò badessa di tutti quei monasteri che avrebbe fondato e riformato. Santa Colette incontrò non poche difficoltà e gli stessi concittadini erano stanchi dei suoi continui cambiamenti. Divenne badessa del monastero delle Clarisse di Besançon, dove erano rimaste solo 2 monache. Nelle Costituzioni di Colette, approvate da Papa Pio II nel 1458, c'era il desiderio di attenersi al pensiero di San Francesco e di tornare alla regola di Santa Chiara. Questo porterà le sue religiose ad una pratica fervente della povertà, rinunciando a proprietà e rendite e vivendo solo di elemosina. Le sue comunità riformate presero il nome di Clarisse Collettine. Nel 1538 le Costituzioni di Santa Coletta vennero assunte dalle Cappuccine. La sua vita è sempre stata favorita da interventi divini, visioni, estasi, profezie. Compì molti miracoli, ma umilmente affermava: «Solo la fede fa il miracolo. Io sono solo uno strumento nelle mani di Dio». Quando possibile, si confessava tutti i giorni e nelle sue comunità introdusse la pratica delle 3 Ave Maria alla fine di ogni ufficio liturgico. La pratica era uno scudo contro la triplice concupiscenza, cioè il triplice desiderio rivolto alla carne, agli occhi e alla superbia della vita. Intervenne anche per l'unità della Chiesa, cercando di far abdicare l'antipapa Felice V. Ci riuscirà con la sua morte, avvenuta a Gand il 6 marzo del 1447. Aveva 63 anni. Dopo la sua morte, sul suo volto ritornerà il colorito che aveva da ragazza.
secondo il suo desiderio, venne sepolta senza sudario e senza bara nella nuda terra del cimitero di Gand. Fu beatificata nel 1623 e canonizzata da Papa Pio VII nel 1807. Santa Coletta, come abbiamo ascoltato, è stata una riformatrice. Mi piace questo termine perché esprime tutta l'energia di questa donna. E la sottolineo adesso perché sembra che per trovare una donna carismatica, una donna incisiva nella storia, bisogna guardare un po' al futuro, come se bisogna ancora inventare la figura di una donna che si realizza e che sia incisiva nel corso della storia. Non è così. Soprattutto nella cristianità noi possiamo vantare innumerevoli donne che hanno portato un impulso magnifico nella storia e nella società. Santa Coletta è una di queste, riformatrice. Che cosa vuol dire riformare? Vuol dire rendersi conto della realtà ed è come stare al cospetto di un quadro che vediamo rovinato dal tempo. Viene il desiderio di riportare all'origine quella bellezza che è stata un po' consumata dal tempo, come è normale che sia. Allora anche noi dobbiamo avere verso la nostra società questo sguardo, vedere che c'è una bellezza che merita di essere un pochino scossa, un pochino rinnovata, perché alle origini c'era qualcosa di prezioso che va restaurato e va riportato. Questa è stata l'opera di Santa Coletta, soprattutto proporre l'uguaglianza tra tutte le sorelle che erano lì con lei nel monastero. E con questo valore bellissimo noi ci affidiamo alla sua protezione, in particolare tutte le donne che sentono proprio dentro di loro questa chiamata ad essere riformate, attive ed incisive nella società. Santa Coletta, prega per noi.